ce ne liberi il Signore, perché dice vuol dire che... Sta di fatto che è una donna che ha trasformato le vite di tantissima gente. Questa testimonianza è una testimonianza bellissima. Siamo andati a Colle Valenza, che è questo luogo che più di altri racconta l'amore misericordioso, il primo santuario d'Italia che racconta l'amore misericordioso. Ascoltate attentamente la storia della signora Silvana, è bellissima, ce la racconta il nostro Luca Rossi, guardate. Era il 2 febbraio, il giorno della Candelora del 1952. Io avevo 24 anni, ero insegnante elementare e insegnavo a Massa Martana, e la mattina di quel giorno venni alla messa. Io guardavo la madre, guardavo le suore e mi dispiaceva che erano passati alcuni mesi e non avevo avuto ancora la possibilità di parlare con lei, non avevo un desiderio. Comunque dopo la messa esco e vado all'ufficio postale, che è qui da parte, a imbucare una lettera, e le suore sono uscite dietro a me. Io, ritornando dall'ufficio postale, le suore erano sulle scale della Casa Valentini. Era proprio qui, le suore tutte e quattro, erano quattro, erano salite le scalette, la madre era ultima del gruppo. Quando mi vede venire qua, l'ufficio postale era là, mi vede venire qua, ridiscese le scale e ci incontrammo proprio lì. Tu volevi conoscermi, vero? Ma chi gliel'avrà detto mai? Queste sono le scale. C'avevo la bicicletta perché andavo a far scuola qua vicino, e ero venuta a prendere la bicicletta e lei viene e mi dice: tu volevi conoscermi, vero? Sì, madre, la volevo conoscere da tanto, ma non sapevo proprio come fare. Beh, oggi alle 3 vieni da me, io ti aspetto. E così ci siamo incontrate e abbiamo parlato di tutto e di tanto. Proprio, credete, una cosa... E a un certo punto lei mi ha fatto avvicinare, io ho appoggiato la testa sul suo cuore e sono stata lì così. Da lì la mia vita è cambiata quasi del tutto, perché io, più che vivere a casa mia, ho vissuto nella casa delle suore tanto. Mentre insegnavo lì, la madre, qualche volta c'erano le porte delle aule a vetri, no? Vedevo l'ombra della madre, uscivo e così. Era, che posso dire, un'esperienza, una vicinanza, facevo parte di tutto. Tenerezza e quasi nostalgia che esprimono gli occhi della signora Silvana, testimonianza raccolta dal nostro Luca Rossi, che ringrazio. Parlare di